muovi di un bocca a quel? Ti muovi o no? Ti muovi? Che devo fare? Come che devo fare? La seduta c'è come un cito ambulante. La bambina, la piccina nana nostra, Felicetta. Mari, Felicetta nostra, c'ha 24 anni, è grave. E che dobbiamo fare? Per la mamma sembra una bambina ingenua. E noi la lasciamo così, sopra il podio, con suo agnolo. Chi lo conosce? A dove si presenta? Chi è? È un bravo ragazzo, sta con suo ragazzo, sì. Con e basta. Beh, no, e tu? Goditi la crociera. Usaci, me la devo godere. So a sottile terrorista, per forza me la devo godere. Vici a un culto vivo, invece va a vita la guagna da dove. Vai a vedere, indaga, vedi chi è questo Mari, ragazzo, questo, che fa? Sono questioni di uomini, poi me la vedo io. Ah, te la vedi? Quanto la vedete? Quando ci viene? Quando già si è spostato che il figlio ha preso? Mo devi andare a indagare, mo da scià! Sono detti altri, mo, me, fesso. Fesso, ti dobbiamo interessarci tutte e due. Mi sembra mettere l'ansia addosso. Sì, meglio che ti becca l'ansia e non che ti becca le mani, che sono sta strafrequescia. Vabbè, fa caso. Ti sbrighi, l'abbiamo fatto in due, in amore. Felicetta! Felicetta! Venite sopra! Mo però! Ciao papà! Felicetta, bella di papà tua! Don Alberto! Buongiorno. E la mamma dov'è? Sta ancora in cabina, ma poi la vado a raggiungere. Ah, vabbè. Che vento. Che volevi? Senti, papà, vado a comprare un gelatino, quando parlo due minuti con Michelina. Ma... papà, ma l'ho preso il gelato. Prendi l'altro, papà, scialare, va. Vabbè. E tu lo vuoi, amore? Sì. Devo prendere il cioccolato. Come sempre, ma ciao. Tu lo sai che ma vengo, dai. Ciao. Vai. Va bene, caro Michelino. Buongiorno. Mi fa piacere che frequenti mia figlia. No, anche a me, perché insomma. Sei un bravo ragazzo, c'è da dirlo. Grazie. Grazie tante. E per familiarizzare, diciamo, ti abbiamo pure portato in crociera, insomma, a dimostrazione della fiducia che grazie, che io volevo abbiamo. Infatti ringraziarvi per questo. Non c'è problema. Però diciamo che dobbiamo anche pensare, dobbiamo anche pensare un po' a questa coppia che si viene a formare, insomma, certo. Mi preoccupo in un certo senso, quindi volevo sapere, insomma, qualche cosa di più che ti riguardava. Per esempio, tu come pensi di procurarti da vivere, diciamo, per il futuro, insomma? Ma io veramente, cioè, è da tanti anni che studio la Bibbia, assai, no? Per cui, niente. Dio provvederà. Dio provvederà. Certo. Vabbè, ma diciamo, tu come conti di provvedere ai bisogni della tua futura sposa, mia figlia, insomma? Ma, cioè, gliel'ho detto, cioè, siccome studio la Bibbia, sicuramente Dio provvederà. Dio provvederà. Sì. Senti, domani arrivano dei figli, dei bambini, dei pupazzetti. Io me lo auguro. Infatti, come pensi di provvedere i bisogni di questi pardoli? Te l'ho detto, io studio la Bibbia, la no? Bibbia. Per cui Dio provvederà sicuramente. Dio provvederà. Certo. Va bene, va. Raggiungi la Felicetta, vai. Vado sì, vai tranquillo, diverti. Io vado. Vai. Arrivederci. Dio provvederà. Tortiglia. Pure roba apposta a me. Me? Si sciut, si andà? Ho parlato. Hai parlato? Ah. E allora? E stavano? Dove stavano? In piscina stavano. La piscina è il cucuto, così. La piscina, 24 anni la piscina. Sola, ma che così di casa, che fa? Dimmi tutto, dimmi. Ho parlato, un bravo ragazzo. Io un bravo ragazzo. Sì. Ma il lavoro, che fa? Che dici? Dimmi i dettagli! Ragazzo non lavora. Non lavora? No.
Di madonna, ma come non lavora? Ma almeno, scusa, ha intenzione di procurarsi da fare per cercare qualche cosa? Veramente non ha intenzione di fare niente. Madonna, cioè, non lavora, non ha intenzione di fare niente. Non so, ha qualche parente benestante, qualche Juncker, ci dà un mangiamento a questo? Marie, non della lira. Madonna, ma così tutti le... Insomma, non tiene un lavoro, non ha intenzione di trovarlo, non tiene parenti ricchi. È tutto negativo, tutto negativo. No, vabbè, tutto negativo no, c'ha un lato positivo. Ah, c'ha un lato positivo, sì. Ma quali è? Mi considera Dio. Dio provvederà. Ce lo mandano, no?